Terza e ultima parte di Market Driver. Allora, De Casa, oltre alla vicenda cinese, a cosa dobbiamo stare attenti per, insomma, capire i mercati finanziari? Senz'altro per quanto riguarda la giornata odierna, erano attesi i dati dal Regno Unito. Abbiamo avuto dei dati, diciamo, misti con l'aumento dei salari, inclusivi del bonus, leggermente inferiore alle attese, 2,4 contro 2,8. Positivo invece, cioè stabile al 5,6 l'unemployment rate, la richiesta, mentre la richiesta di sussidi è leggermente scesa, il climate change, e quindi positivo in questo caso quest'ultimo dato. Ci troviamo un euro contro sterlina che è tornato sotto quota 1,40, ma anche sul fronte europeo abbiamo avuto dei dati relativamente negativi con la produzione industriale su base annuale che è al di sotto delle aspettative e anche quella mensile. Per quanto riguarda le commodity, credo che, tornando ancora una volta come dicevi, tutto è collegato, slegandoci dai dati macro di oggi, ma tutto è collegato perché le commodity risentono notevolmente di quello che capita in Cina e quindi ci troviamo la Cina che fa salire l'euro-dollaro, se vogliamo leggerla così, e l'oro che non aspettava altro, oltre ovviamente anche questo accordino per la Grecia, chiamiamolo così, e quindi vediamo l'euro-dollaro sopra quota 1,11, ma anche l'oro sopra quota 1,100, quindi che torna ad apprezzarsi, mentre invece è ancora debole, estremamente debole il crude oil, quindi il WTI, il petrolio è poco sopra 43, quindi la debolezza delle commodity continua a durare. Non dimentichiamoci che è vero, l'oro ha recuperato un buon $40 dai minimi di una decina di giorni fa, però al tempo stesso quelli erano i minimi di 5 anni, quindi ci troviamo in un contesto di materie prime estremamente deboli. Potremmo parlare dell'oro così come dei metalli preziosi piuttosto che del crude oil o andare a toccare altri metalli. Quindi il contesto generale soffre per le materie prime, soffre notevolmente la questione cinese ed anche il dollaro forte, ancora una volta Certo. tutto correlato, dollaro forte, Cina debole, e questo facendo la somma di ABC più ABCD andiamo a trovarci l'Australia e andiamo a trovare la debolezza delle valute australiane. Vediamo se appunto le mosse della banca centrale australiana, che la settimana scorsa ha tolto dal suo statement la dicitura che il dollaro australiano è troppo apprezzato e sovraquotato rispetto alle altre valute, porta un po' di spinta rialzista per il dollaro australiano. Dopo il rimbalzo della settimana scorsa siamo nuovamente tornati in area 0,73, con il dollaro australiano che comunque soffre tutte le tensioni che arrivano Certo. dalla Cina. Allora sembra, Gargantini, che le tensioni siano partite dall'America con i subprime, si siano trasferite in Europa, all'interno delle quali ci siamo ancora dentro, e adesso stiano colpendo, insomma, la parte asiatica, oceanica, Australia, Nuova Zelanda, anche molto attiva con la propria banca centrale per cercare di raddrizzare un pochino l'economia che è appesantita dal calo delle materie prime. Eh sì, assolutamente sì. Quella che ci siamo trovati di fronte, non è stata una crisi congiunturale, ma una crisi praticamente strutturale, quella che è scoppiata negli Stati Uniti, e probabilmente le autorità devono, e le varie istituzioni devono un po' reinterpretare le mosse e le politiche da utilizzare, perché abbiamo visto che anche portare i tassi, parlo delle economie più avanzate, praticamente prossimi allo zero, non sembra essere al momento la strada che ha permesso all'economia reale poi di ripartire. Cioè, abbiamo inondato il mercato di liquidità, ma purtroppo al momento l'economia reale stenta a trovare degli spunti per decollare. Questo è un po' il punto di domanda e quello che mi lascia molto perplessa, capire quali possono essere le prossime mosse proprio per far partire l'economia vera e propria e quali saranno quindi le giuste dosi. Al momento è difficile vederle, presumo che sia magari la chiave di volta un maggior coordinamento tra
forze certo. economiche, monetarie, ma anche quelle politiche. Un maggior coordinamento di queste per trovare un'allocazione corretta delle risorse che formalmente ci sono, ma che devono essere impiegate anche nell'economia reale per dare una spinta alla stessa in un'ottica di medio-lungo periodo, quindi non tamponare magari delle esigenze del momento, ma ripartire con una visione di crescita economica di lungo periodo. E serve quindi una coordinazione delle forze economiche, politiche e monetarie per ridisegnare un attimino le prossime leve di crescita dell'economia a livello mondiale a questo punto. Perché non ci sono più delle aree che fanno da cuscinetto, non trainano l'economia certo. avanzate, vanno quelle emergenti, ma adesso sembra che siamo praticamente abbastanza e purtroppo tutti allineati in una situazione di difficoltà. Grazie mille Rossella Gargantini a Sun Forex, sempre un piacere Rossella. Grazie mille anche a Carlo Alberto De Casa, Active Trades, grazie Carlo Alberto, alla prossima. Grazie. Pausa, aggiornamento borsistico, poi torniamo con i Forex Update e analisi tecnica.